fare il bagnetto oggi? Non io. No, non credo. Forse tu devi lavarti. Eh no, sei proprio tu. Sei proprio tu. Oggi sono a casa a fare un po' di... un po' di cose al computer. Sto facendo uno spuntino con questo yogurt greco al caffè oggi, con questi che sono nuovi, sono buonissimi. Li ho presi al supermercato normale, non era un supermercato bio bla bla bla. Lì potete vedere una verza, una mezza verza sullo sfondo. Ehi, mezza verza! Qui ho un paio di cose che ho ordinato su Asos con i saldi. Vorrei fare forse un video con le cose che ho preso per i saldi. Voi che dite? Non lo so, io non so mai se i video haul sono noiosi oppure no. Però potrei inventarmi qualcosa. Questa è la cosa che mi piace di più tra le cose che ho preso. È una camicetta molto semplice, me la immagino già per la primavera. Sto per pubblicare il video della pizza piadina senza lievito che ho fatto l'altra sera e poi mi direte se la provate, se vi piace, quindi sto per pubblicare quella e poi dopo devo anche uscire, devo fare un po' di cose. Qui c'è l'altra videocamera che tra un po' prendo per andare a filmare in giro. A parte il casino che vedete in giro perché devo ancora sistemare, volevo raccontarvi la storia di questi jeans che avevo preso circa un anno fa alla Sisley di Roma, ma proprio tanto tempo fa, forse era anche più di un anno fa, perché è passata una primavera, no, è passata l'estate, cioè mi ricordo che quando li avevo presi erano della nuova collezione, ragazzi, è passato veramente una vita e soltanto adesso li ho portati dalla sarta a farli accorciare perché mi andavano super super lunghi e adesso sto vivendo la fase dei primi giorni dei jeans nuovi, ovvero quando ti vanno strettissimi, li senti proprio che tirano, però preferisco sempre prenderli giusti piuttosto che morbidi, perché altrimenti dopo una o due settimane che li metti li perdi per strada praticamente. Sono stata tutta la mattina al computer, comunque non sono ancora uscita, sto uscendo adesso perché devo andare al supermercato, devo prendere altre piadine perché viene la mia amica a cena, sono contentissima e quindi anche per questo vorrei finire un po', quantomeno quasi tutte le cose che avevo detto che avrei fatto oggi, per potermi gustare la serata insieme a lei e poter chiacchierare, spettegolare, dire un sacco di stronzate, quelle cose che si fanno tra amiche. Non vedo l'ora, è da stamattina che ci smessaggiavo tipo mancano 5 ore, mancano 7 ore, insomma così, per cui sono super contenta. Tra l'altro volevo farle anche, oltre alla pizza piadina che è quella che ho fatto nel video che avete già visto, volevo farle anche le energy balls e avevo comprato tutti gli ingredienti, però volevo anche girare un video di questa cosa, è solo che adesso è scesa, sta scendendo la luce, cioè il tempo che io vado al supermercato, che devo andarci adesso e torno, la luce non sarà più questa. E ultimamente ho fatto un paio di video, sia il what I eat in a day che quello della pizza piadina, che comunque ha una luce artificiale, una luce fatta con i... appunto il led eccetera, va bene, però a me non soddisfa, io preferisco la luce naturale, magari mista a una luce da studio, però perché io sono una rompipalle, questo si sa. Ma tu il letto non l'hai rifatto come al solito perché sei un teenager che sta qui a scrocco e non combini niente dalla mattina alla sera. Facciamo così, facciamo un piano, lo sai che io adoro fare i plan. Allora facciamo così, adesso ci vestiamo, andiamo a fare il giro, facciamo le commissioni che dobbiamo fare fuori, ok? Torniamo, tu rifai il letto, io ti lavo, bagnetto, ha cambiato la forma delle orecchie, ha già capito, bagnetto, io mi faccio le unghie dopo il tuo bagnetto e... se riusciamo facciamo il video delle energy balls, altrimenti non lo facciamo, ci facciamo due balls senza energy. E poi aspettiamo Alessia. Che dici? Ti sembra un piano? Andiamo? Andiamo? Forza e coraggio, su! Pigrone, pigrone, non hai combinato niente oggi, eh? La mamma sta qui a fare le fatiche e tu? E io a scrocco! Hai voluto il cane topo e adesso pedala! Io voglio solo coccole, cibo e favori, ok? E va bene, dai, solo perché sei tu. Soffri molto per la mia affettività. Vuoi che ti lasci? Vuoi che ti ridi alla tua libertà? Io preferirei di no. Come puzzi! Puzzi di fogna e anche di stantio.
Perché tremi? Dobbiamo fare il bagnetto. Che l'amore mio. Ma perché ti stavi autoleccando? Autoerotismo? Trovategli una fidanzata. Ah, questo è il mio nuovo piumino che ho preso con i saldi da Zara, 29,90, da 100 che costava. Non potete capire quanto lo ami. Questo sul sito di Zara non c'era e a Milano non l'avevo visto, l'ho preso a Roma. Mi piace troppo e poi è caldissimo, è sofficissimo, è leggerissimo, altissimo, levissimo, purissimo. Fotti cippa del tuo piumino. Let's go finding cagnettes because I want to make love to them. Let's go finding cagnettes cause I want to fuck. Moki, non si dice fuck. Che ridere, c'è un cucciolo di cane che si è innamorato di Moki, non voleva più andare via. Veramente freddo. Comunque è incredibile, finché ero a casa non avevo fame. Mi è bastato uscire di casa, adesso ho voglia di fare merenda. E infatti penso che prenderò qualcosa, uno snack e un caffettino, perché il caffè del bar è imbattibile. Mamma che freddo. Mi sono ricordata di mettere i guanti, stranamente, cosa che mi dimentico sempre di fare. Dicevo che ho le mani totalmente sfasciate in questo periodo, perché mi dimentico puntualmente di mettermi i guanti. Quindi che cosa interessante. Sembro un gnomo da giardino. Qualcuno ha perso i biscotti? A Moki non interessano. Comunque qualcuno ha perso i biscotti, se li state cercando, i biscotti sono qui. Dunque, non ho trovato la mozzarella senza lattosio, quindi devo riuscire. Che disagio, perché non voglio incaricare la mia amica di andarla a prendere, perché l'ho invitata a cena, quindi vorrei che fosse tutto pronto. E sono tornata con questa, il compenso. Era da un po' che volevo prendere una pianta finta. Adesso poi le troverò una... cioè, no, in realtà non le troverò una sistemazione. L'idea era proprio di tenerla in questa zona, più o meno. Ora devo solo sistemare un po', insomma. Mi è arrivato questo pacchetto di Kiko, adesso lo apriamo. Scatola rosa. Ah, questa è la nuova... che belli! Questa è la nuova collezione di San Valentino. Avevo visto, perché seguo Kiko su Instagram, quindi avevo visto il post... questo Love Kiss Lip Balm, vediamo un po'. No, è questo che profuma, è buonissimo, sa di frutta. Questa invece è una matita labbra, colore Passion Plum, quindi prugna, passione prugna. Immagino sia un po' scura, quindi non so, vediamo. Beh, però è bella. Che dite, me la provo? Me la provo adesso, va? È questa, la matita. Non è male. È che io mi entusiasmo sempre quando vedo i colori naturali. Comunque questo è molto bello. Ho fatto praticamente solo il contorno e poi ho aggiunto il gloss, quello a forma di cuore. Invece questo è il mascara, quello Max Factor, che ho usato nel video... quello della Everyday Makeup Routine. Non è molto volumizzante, però è sicuramente allungante e anche abbastanza incurvante. Tra l'altro tantissime ragazze, ma anche mie amiche, mi hanno scritto, dopo che è uscito il video, mi hanno scritto su WhatsApp, eccetera, e mi hanno detto... hanno citato delle cose che ho fatto o che ho detto nel video, come ad esempio il correttore ovunque o paciugo, eccetera. Mi hanno scritto, tipo Rossella, la mia amica, mi ha scritto la verità, la realtà, nel senso che vi ci siete ritrovate in tante, quindi sono contenta di non essere l'unica che, diciamo, fa a volte le cose un po' così a caso. Comunque niente, adesso sono qui che cazzeggio letteralmente, ma in realtà devo finire di fare delle cose e devo andare al supermercato, quello grande, a cercare queste fottute mozzarelle senza lattosio, perché non le ho trovate da nessun'altra parte. Sono
disperata. E, tra l'altro, quando vedrete questo video, poi sarà già successo, però ne approfitto perché sto girando questo video. Volevo dirvi che se andate sulla pagina Facebook di Giovanni Vernia, che molti di voi sicuramente conosceranno, ci sono due video, in particolare uno che si chiamerà Tradimento Social, ed è un video in cui ci sono anche io e faccio la parte di sua moglie. Ed è stata un'esperienza bellissima perché magari uno lo conosce appunto come attore, come comico, e è bellissimo scoprire la professionalità che c'è dietro una persona del genere, oltre che un papà molto affezionato. È stato davvero bello lavorare con lui, ho imparato tante cose in poco tempo, quindi lo ringrazio veramente tanto di avermi dato questa possibilità. Comunque andate a vedere il video, spero che vi diverta, che vi piaccia, anzi ve lo lascio sicuramente nell'info box, perché quando sarà uscito questo video, il video sarà già uscito. E devo andare. Pum, 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 pum. Mi sono dimenticata che ho nello zaino le cose che ho preso al supermercato biologico. Devo anche sistemare quello. Dovrei anche mettermi lo smalto e dovrei lavare Moki. Allora, Moki, io vado a cercare le mozzarelle senza lattosio. Io sono sporco. Quando fa freddo Moki mi odia, è come quando piove, cioè proprio, a parte che non ha voglia di fare niente, si stanca eccetera, ma mi odia, si vede proprio che lui è convinto che sia io a portare il cattivo tempo nel mondo, il freddo, la pioggia, la neve, e che poi io, perché sono una sadica, lo costringo a uscire. Chiaramente se non lo faccio uscire mi guarda tipo, mi tieni in casa, sei una carceriera, lo porto fuori, trema, non vuole camminare, mi guarda tipo sei proprio una disgraziata, una stronza, cioè tu fai venire il freddo, il gelo, la pioggia e poi mi costringi anche a uscire, disgraziata. Lui è convinto che sia io a decidere del tempo, che secondo lui crede che io sia Dio probabilmente, quindi da un lato, nel senso, grazie Moki che mi dai tutta questa fiducia, però dall'altro non è colpa mia. Tra l'altro si arrabbia moltissimo quando io mi alzo, vedete, guardate la reazione. Perché ti sei alzata? Stavamo così bene. Moki, perché io ho una vita, cioè io devo fare delle cose. Niente, ancora non esco e non vado a prendere queste dannate mozzarelle. Adesso vado, stavo finendo delle cose su Excel al computer. Oddio. Volevo dire una cosa. La volevo scrivere su Facebook come status, però so che poi in parte non tutti vedrebbero e non tutti leggerebbero, quindi ho pensato che magari il video di YouTube è quello più visto. E è una cosa di cui mi ero già resa conto da un po' di tempo a questa parte, però adesso è più vera che mai, e quindi mi sento che forse ma non è giusto, cioè io non mi sento di dovervelo dire, però a me va di dirvelo. Voglio condividere anche questo con voi. Lo so che è una cosa che alcune persone ci si faranno una risata, altre diranno ah no ma va anche io, e altre mi diranno che sono deluse, che si disiscrivono, che sono deluse da me. È una cosa che ho scoperto col tempo e che ho vissuto col tempo, e mi sono data la possibilità di capire se era vero o meno, e alla fine non posso più nasconderlo. Mi piace Justin Bieber. A parte gli scherzi, il disco di Justin Bieber lo ascolto sempre, mi piace veramente un sacco. Tanti pezzi mi piacciono, e mi piace anche tutto il mood che ha preso per questo album, i videoclip che sta facendo. Mi piace. Piadine, ovviamente hanno un aspetto molto meno figo di quelle del video, perché per voi faccio solo il meglio, per Alessia grazie ma è pazzesca davvero, è buonissima. Meno male, questa cosa ti frega, perché vorrei dire dovrei farmi pizza piadina una volta a settimana. Oh, Alessia è appena andata via, io sono stanchissima, ho un sonno pazzesco, adesso metto il pigiamino, mi strucco.
Non credo che laverò neanche i piatti. Sono proprio stanca e non vorrei che mi passasse il sonno. Quindi, scusate, non mi stavo inquadrando. Quindi preferisco andare a dormire subito, giusto il tempo di struccarmi, perché di solito mi passa il sonno facilmente. Un'altra cosa che sto facendo ultimamente, da qualche mese, è che spengo il cellulare la notte. È una cosa che mi aiuta molto a dormire meglio. 00:13. Mi sembrano le 5 del mattino dal sonno che ho. Poi domani mattina mi devo alzare prestissimo se voglio montare questo video in modo tale che sia online domenica. Quindi domani mattina presto è l'unico momento in cui posso montarlo, per cui mi dovrò alzare iper presto.